dando tutto se stessi in campo, credere in quello che si fa, indipendentemente dalle problematiche che si hanno, non crearsi alibi e andare avanti per la propria strada. Questa è l'unica soluzione che conosco. È inevitabile dire in questo momento abbiamo una marea di problematiche che non ti consentono di scegliere una linea che sia quella e quant'altro, e quindi bisogna sopperire a questo, ma non crearsi allo stesso tempo alibi delle mancanze e di quant'altro. È ovvio che quelle, lo sappiamo, ci sono, è sotto gli occhi di tutti, ma non bisogna piangersi addosso, ma fare il meglio che si può. Asensio è convocato, anche se ovviamente non è pronto per giocare dall'inizio, però sicuramente ci può dare una mano, qualche minuto. Seter è convocato, sta bene, anche lui stesso discorso. Ovviamente sta meglio di Asensio perché lavora un po' più di giorni, ovvio che difficilmente potrà avere 90 minuti, però sicuramente è una risorsa in più importante che abbiamo. Bocchetti è fermo, abbiamo perso anche lui e quindi abbiamo qualche problema, più di qualche problema anche dietro e nulla, troveremo altre soluzioni. La soluzione quindi potrebbe essere di mettere Scognamiglio al centro della difesa con Gut centrodestra e Jarosinski centrosinistra. No, ci sono anche altre soluzioni, domani vediamo. Vediamo come stanno, vediamo chi ha lo spirito giusto, chi crede in quello che si fa. E devo fare un po' di considerazione e poi sceglieremo gli uomini da mandare in campo al di là del modulo. Ci puoi raccontare un po' che cosa ha visto nella squadra dopo questa settimana abbastanza turbolenta? Una squadra che ha in questo momento ovviamente poco entusiasmo, perché l'entusiasmo è sempre legato ai risultati, ma in tanti ragazzi ho visto voglia di riscatto, ho visto voglia di ritagliarsi un posto importante in squadra, di dare un contributo. E sono in tanti, sono in 27, non tutti hanno la stessa testa e ognuno reagisce in maniera diversa alle situazioni complicate e difficili. Un'altra domanda la volevo fare su Bellanova, è pronto secondo lei per giocare o ha ancora bisogno di qualche allenamento? A 20 anni, un ragazzo a corsa, a gamba, deve correre e basta. Quindi è pronto, implicitamente mi ha risposto di sì. Sì, io posso capire un ragazzo in là con l'età che ritorna da un infortunio o quant'altro, che è stato fermo un po'. Ma un ragazzo di 20 anni non può avere questo tipo di problemi e deve essere libero di testa, correre e dare tutto quello che ha. Poi Ecco. quando non ce la farà più entrerà un altro. In questo momento devi fare di necessità virtù, ci sono diversi ragazzi che possono adattarsi a fare quel ruolo. Quindi vediamo, farò un po' di considerazioni. Non sono d'accordo su nulla da perdere, invece sono 3 punti in palio, che sia Lecce o che sia qualsiasi altro tipo di squadra, è sempre una squadra di pari livello, di pari categorie, quindi dobbiamo fare di tutto per portare via punti da Lecce. E questo è il nostro obiettivo, quindi abbiamo sì che è da perdere, abbiamo da perdere dai 3 a 1 punto, quindi noi dobbiamo andarci a giocare le nostre carte con quelle che abbiamo. No, io non parlo di rivoluzioni, neanche di delusioni. Ci sono dei momenti della stagione dove i giocatori stanno più in forma, i giocatori stanno meno in forma. Questo vale per l'aspetto fisico, ma anche per l'aspetto mentale. Quindi è ovvio che un allenatore, soprattutto nei momenti di difficoltà, deve scegliere i giocatori che in questo momento li tiene un po' più liberi di testa per essere un po' più spensierati e che abbiano magari più gamba rispetto ad altri. Noi sono serenissimo, nel senso che di momenti così ne ho vissuti tanti nella mia vita, quindi non mi spaventa un momento di difficoltà. Vorrei che tanti di questi ragazzi avessero la mia testa. Io non ho paura di affrontare le situazioni, si può cadere, ma ci si deve rialzare e bisogna avere la forza e la convinzione di rialzarsi. Se manca questo, manca tutto, ovviamente. Questo non lo si può fare da solo, c'è bisogno di unità di intenti, di un gruppo voglioso, capace, che vuole uscire da queste situazioni. Quindi non esce solo un giocatore come non esce solo un allenatore, c'è bisogno di tutti. Io sono un ottimista per natura, io penso di andare a Lecce e vincere. Non mi spaventa neanche dirlo.
Per me i miei ragazzi sono i più forti di tutti. Per me io ho la squadra più forte del campionato, di testa, cioè nella mia testa questa è la squadra più forte del campionato. Sono convinto che le qualità che ha questa squadra, che hanno questi ragazzi, non siano inferiori a altre squadre. Il problema è che non conta solo l'aspetto tecnico di ogni singolo giocatore, ma conta tanto anche l'aspetto mentale. E siccome siamo un gruppo notevolmente ampio, ci sono giocatori che hanno determinate caratteristiche. Caratteriali, altre che ne hanno gli altri, sono giocatori che si buttano giù nei momenti difficili, sono giocatori che invece riescano a trovare le giuste motivazioni o altri che reagiscono in maniera diversa. Quindi, in questi momenti, una delle qualità di un allenatore deve essere anche scegliere le persone giuste, gli uomini giusti, quelli che hanno un certo tipo di carattere più forte rispetto ad altri. Per uscire da determinate situazioni, tutto qua. No, l'aspetto tattico non c'entra niente. Non c'entra assolutamente niente. E abbiamo giocato a 4, abbiamo preso 3 gol, abbiamo giocato a 5, abbiamo preso 3 gol uguale. Quindi l'aspetto tattico non conta relativamente, conta la voglia di sacrificarsi, di lottare, di non prendere, di non voler proseguire una rotta brutta, contano queste cose qui, oltre al fatto che inevitabilmente, non è il solo aspetto che conta nel calcio, ma è ovvio che ci vogliono anche le capacità e le qualità, oltre a questo. Ma questi gol li prendi infatti soprattutto quando la palla ce l'hai tu, non quando ce l'hanno gli altri. Quando la palla ce l'hanno gli altri, la squadra è stata molto ordinata in campo. Ha fatto quello che doveva fare, quello in cui dobbiamo migliorare nella gestione del pallone, che magari a volte abbiamo tanta frenesia e la paura di sbagliare in questi momenti e quant'altro. Ecco perché magari a volte si va alla ricerca della testa un po' più libera da parte di questi ragazzi, no? Magari a volte servono anche giocatori che hanno magari anche un po' meno qualità rispetto ad altri, ma che hanno una testa più libera che gli consente di fare di più quando hai la palla tra i piedi. Al netto delle motivazioni che sono fondamentali, ma questo organico è più tagliato per giocare, ecco, per restare un po' la parte tattica, a giocare con una difesa a 3 o con una difesa a 4? Se appunto togliamo le motivazioni, qual è l'abito migliore per questa rosa? Ma secondo me, ma non lo so, ma puoi fare tutto, tu puoi giocare anche a 4 e se hai un terzino che spinge di più lo alzi e ti metti a 3, non è questo il problema. A me piacerebbe un giorno avere tutti a disposizione, quello sì. Invece, per quanto riguarda il Lecce, che non è partito benissimo, però ha un grande potenziale, ha giocatori molto strutturati davanti, il Pescara ha subito anche fisicamente gli avversari, basti vedere ad esempio i due gol con il Frosinone, e poi dovrebbe rientrare dal primo minuto Mancosu, che è un po' l'ago della bilancia. Ecco, ha preparato qualcosa in particolare per fronteggiare questo tipo di strutturazione d'attacco? No, abbiamo preparato la partita secondo quella che è la nostra idea di gara che dobbiamo fare. Nulla in particolare, sappiamo che Lecce è una squadra forte, ma non è che c'è solo Mancosu in campo. Se non c'è Mancosu c'è Pettinari, se non c'è Pettinari c'è Coda, sono squadre estremamente attrezzate e non puoi badare solo a un giocatore, ma devi badare all'organico intero. Quindi noi dobbiamo cercare di fare il meglio possibile.